Il pensiero e l'azione di Giorgio La Pira, che fu uno dei padri della Costituzione, è stato il punto di partenza di un dibattito durante il quale si sono confrontati politici, storici, giuristi in un convegno dal titolo L'unità italiana e le città, il messaggio di Giorgio La Pira. Il convegno, che si è svolto nel Salone dei 500 a Firenze, è stato ideato e organizzato dalla Fondazione La Pira, in collaborazione con il Comune di Firenze, ed ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco della città Matteo Renzi, di quello di Brindisi Domenico Mennitti, di Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, e di Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale. Molte le domande che sono emerse dal dibattito. Non a caso il convegno si è tenuto all'inizio delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ma in un momento difficile come quello attuale, possono le città contribuire al rinnovamento della cultura politica nazionale nel solco del pensiero di La Pira? La risposta è positiva e il messaggio di La Pira ci indica nelle città, Firenze ad esempio, ma ogni città nel territorio, come un luogo di aggregazione per affermare i tre grandi principi della Costituzione italiana, i tre semi che lui pose nel disegno costituzionale: il principio personalista, il principio del pluralismo sociale e il principio della solidarietà sociale. Noi dobbiamo oggi reinterpretare questi grandi valori costituzionali e sappiamo che le città sono il soggetto che può operare un contributo determinante al rinnovamento dell'Italia. Anche il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, nel corso del suo intervento al convegno, ha sottolineato il messaggio di speranza e di rinnovamento lasciato dalla Pira. Noi abbiamo la tendenza a fare di La Pira un santino, una sorta di punto di riferimento, talvolta anche un po' ideologico, o magari meglio soltanto ideale, da citare di quando in quando. Allora c'è il La Pira dei principi, c'è il La Pira della Costituente, c'è il La Pira sottosegretario. Però non c'è la giusta attenzione verso il messaggio più attuale di tutti di La Pira, che è quello che dalle città possa partire ancora oggi, secondo me, un messaggio di speranza, che parta anche da un rinnovamento delle persone, quando La Pira dice che i giovani sono come le rondini, che la libertà li attrae, e che in qualche misura porta le donne e gli uomini del nostro tempo ad essere appunto un popolo e non un ammasso indistinto di gente. In questo senso io continuo a pensare che il più grande documento di La Pira dal punto di vista di sindaco di Firenze sia il testo dell'intervento per l'inaugurazione dell'isolotto, non case ma città, le città come essere vivente, come non come ammasso indistinto di pietre. La Pira fu anche un accorto amministratore e il contributo che può venire dalle città per una riforma profonda dello Stato, tema attualissimo, è stato affrontato da Massimo Cacciari. È il contributo fondamentale, perché se la riforma delle riforme è una riforma di coerentemente federalistica, non c'è federalismo, soprattutto in Italia, che non parta dalle città, dal riconoscimento pieno dell'autonomia dell'ente locale in tutti i sensi, in tutti i campi, e dalla piena responsabilizzazione dell'ente locale, e questo vale soprattutto per il Mezzogiorno. Quindi è evidente che qualunque riforma in Italia in senso coerentemente federalistica possa essere pensata o parte dalle città o è centralismo mascherato, come tutte le riforme che si sono succedute in questi anni, null'altro che centralismo mascherato, come cercherò di spiegare. Ricordiamo che La Pira, siciliano di nascita, si trasferì a Firenze nel 1926 e in questa città ricoprì la carica di sindaco per due mandati, negli anni 50 e 60. In questa veste la sua vocazione sociale si espresse pienamente nell'impegno politico e nell'azione concreta, lasciando un segno ancora visibile nella città del Giglio. A lui si devono molte opere pubbliche, come la ricostruzione dei ponti sull'Arno distrutti dalla guerra, la realizzazione del quartiere dell'Isolotto che offrì un tetto a centinaia di famiglie, la sua epica e vittoriosa lotta contro la chiusura delle storiche officine Pignone che salvò centinaia di posti di lavoro e che ancora oggi sono una eccellenza tecnologica della città toscana.